le monarchie feudali. Allora, posso introdurlo con una battuta, ovvero con un modo di dire proverbio, tra i due litiganti, il terzo lode. Allora, siamo, il discorso riguarda sempre la politica interna ma anche internazionale del basso medioevo. I due litiganti di cui parlavo sono i due poteri politici, quantomeno formalmente, ma in parte soprattutto all'inizio dei primi secoli, anche di fatto principali, superiori, i cosiddetti poteri universali, cioè che si estendevano sull'intera popolazione europea occidentale, ovvero la Chiesa cattolico romana e l'impero, sacro romano impero. Ma come adesso cominciamo a vedere, innanzitutto già sappiamo che questi due poteri universali per più di diritto che di fatto, erano affiancati e spesso anche scalzati, sostituiti da una miriade di poteri locali, cioè le signorie feudali. Quindi abbiamo già tre soggetti o attori politici del basso medioevo: impero, chiesa, signorie feudali, mi riferisco contei, ducati, marchesati, abbazie, vescovati. I primi poteri universali, cioè continentali, secondo invece poteri locali, cioè regionali, subregionali, provinciali, subprovinciali. I primi formalmente superiori, ma praticamente poco efficaci a livello proprio di regolamentazione della vita quotidiana della gente. I secondi, formalmente, ufficialmente, di diritto, inferiori, subordinati, ma in realtà capaci di condizionare molto di più la vita quotidiana della gente, perché appunto più a diretto contatto con la gente, più capaci di obbligarli a fare, a rispettare leggi, ma anche a versare tributi. A questi tre soggetti fondamentali della politica del basso medioevo si uniscono altri due soggetti politici fondamentali. Uno è quello di cui parlerò oggi, le monarchie feudali, e un altro, i comuni. Quindi vedete che il secondo feudalesimo, cioè il feudalesimo del basso medioevo, dal punto di vista politico è ancora più feudalesimo del primo. Perché? Bravissima, perché aumenta ulteriormente la frammentazione e differenziazione politica, i centri di potere, i tipi di stati. Quindi in questo senso, tra i due litiganti il terzo gode, in realtà tra i due litiganti i terzi godono, cioè signorie feudali, monarchie feudali, comuni. Poi però vedremo che storicamente quelli che godono di più sono gli ultimi due, e quelli che godono alla fine di più di tutti sono le monarchie feudali. Quindi in parte si può anche usare il singolare in questo senso. Ci siamo? Non è solo uno scherzo, perché le monarchie feudali, ma anche i comuni, si rafforzano proprio perché impero e chiesa si dissanguano a vicenda, no? Si indeboliscono nello scontro, in uno scontro continuo, logorante. Ok, vediamo cosa sono queste monarchie feudali. I
casi tipici, paradigmatici, sono quelli della monarchia feudale francese e poi della monarchia feudale inglese, che come vedremo si può dire nasce da una costola della monarchia feudale francese, ma poi si diventa autonoma, anche se solo parzialmente. In più si potrebbe anche segnalare il regno normanno del sud Italia, che ufficialmente all'inizio prende il nome di Regno di Sicilia, però in realtà questo, come vedremo, non avrà una continuità plurisecolare, mentre le due monarchie feudali, francese e inglese, arriveranno fino ai giorni nostri, almeno la monarchia francese fino alla, non solo alla prima rivoluzione francese, ma anche definitivamente al 1848, alla terza rivoluzione francese, mentre quella inglese, cioè, sapete che l'Inghilterra tuttora è un regno, no? Ufficialmente è un regno, cioè la Gran Bretagna, il Regno Unito, United Kingdom, ma poi si sarebbe chiamato così, per ora è solo l'Inghilterra. Come si formano? Beh, in questo senso il caso di riferimento fondamentale è quello francese. Dopo che i Carolingi avevano perso di fatto il titolo imperiale, ma alla fine anche quello regale nel regno dei Franchi, nel 987 il conte di Parigi, di nome Ugo Capeto, 987. Il conte di Parigi, Ugo Capeto, anche grazie all'appoggio dell'imperatore Ottone I, viene eletto re dei Franchi naturalmente dagli altri, dei grandi feudatari francesi, dei grandi conti marchesi, duchi francesi, e quindi dà origine ad una monarchia dinastica e alla dinastia dei Capetingi. Nel gennaio del 1793 i rivoluzionari francesi chiamarono alla ghigliottina Luigi Capeto. Luigi XVI era ancora Luigi Capeto, che venne ghigliottinato con l'accusa di alto tradimento. Prima rivoluzione francese era un erede di Ugo Capeto. Quindi monarchia dinastica, prima novità nel senso riguarda appunto l'ereditarietà del titolo e quindi del regno. I Capetingi, Ugo Capeto, a differenza dei Carolingi e prima ancora dei Merovingi, quindi interrompendo una tradizione germanica, che quindi era stata anche dei Franchi, non usa più la divisione ereditaria dello Stato, del titolo, tra i figli, ovvero stabilisce la nuova regola per cui il titolo viene ereditato, e quindi il regno viene ereditato solo dal primogenito maschio.
in maniera appunto, capite che era una riforma fondamentale per far sì che lo Stato non si indebolisse. Cioè, aveva visto, no, Ugo Capetto evidentemente aveva studiato la storia dei Carolingi e di come si erano rovinati. Ciò nonostante, il conte Ugo Capetto, il conte di Parigi Ugo Capetto, al 1987 e negli anni immediatamente successivi, ma ancora poi i suoi primi discendenti eredi, aveva una sovranità effettiva, di fatto, esercitava un potere sovrano, esercitava il potere regale, soltanto inizialmente sulla cosiddetta Île-de-France, cioè la regione, la provincia di Parigi, allargata fino alla famosa città di nome Orléans, cioè aveva un dominio territoriale e anche in questo senso una potenza, una ricchezza economica, una potenza inferiori a molti dei, quantomeno, ad alcuni dei grandi feudatari francesi. Addirittura non ne parliamo a una loro alleanza, coalizione. Anche perché questo non poteva imporre delle imposte a suo favore, perché non esisteva questa tradizione ed era difficilissimo introdurla, come potete ben immaginare. Quindi la sua potenza, innanzitutto la sua potenza militare, dunque anche la sua potenza politico-amministrativa, si reggeva unicamente sulle ricchezze della famiglia, sulle ricchezze, no, sui possedimenti, le proprietà private, i redditi dei Capetingi. Eppure nei secoli successivi i re Capetingi riuscirono a estendere progressivamente il loro potere sovrano fino a controllare qua una buona parte, diciamo, beh, poi varia a seconda dei casi, però diciamo almeno la metà dell'attuale territorio francese, forse anche un po' di più, ma dipendeva poi dalle annate, ovvero dalle sorti di guerra. Lo vedremo più avanti. In che modo e perché quindi si parla di nuovi soggetti politici e vengono chiamati monarchie feudali? Ci riescono, e quindi riescono progressivamente a diventare sempre più forti, no, dei grandi feudatari, dei grandi duchi, dei grandi conti, dei grandi marchesi, restaurando i rapporti vassallatici. Cioè, riuscendo a assoggettare anche attraverso alleanze, diplomazie, matrimoni incrociati, eccetera, riuscendo ad assoggettare i signori feudali, alti, bassi, e a ricevere il loro omaggio vassallatico, ma soprattutto facendolo rispettare, perché il vassallaggio, il rapporto di vassallaggio, l'uso del vassallaggio come strumento amministrativo, come strumento per estendere la sovranità di un potere centrale su tutto un territorio, come strumento di relativo, parziale, ma comunque accentramento, non era una novità, l'aveva già inventato Carlo Magno, salvo che avevamo visto che a un certo punto i rapporti vassallatici erano diventati pura forma, in particolare dopo il capitolare di Chiesi, dopo ancora di più dopo la Costituzione de Feudis, okay? Adesso invece vengono ripristinati, vengono restaurati. Quindi vengono chiamate monarchie feudali, questi nuovi stati nascenti,
vengono chiamati orecchie feudali perché? Perché l'accentramento, che non è più però imperiale, cioè continentale, ma più ristretto, quello che poi sarebbe la dimensione, il raggio nazionale, l'accentramento territoriale, non più a livello continentale, ma a un livello più ristretto, nazionale. E questa è già una differenza rispetto all'impero. Viene attuato, realizzato, praticato attraverso il rapporto vassallatico, ma un rapporto vassallatico effettivo che funziona, non di pura facciata. E poi contemporaneamente, anche se non da subito, viene rafforzato con invece un primo nucleo di esercito e burocrazia alle dirette dipendenze del re. Cioè il re, i re capetingi, ma poi anche quelli inglesi, vedremo. I re aumentano il loro potere e la loro forza, cominciando a costituire un proprio esercito permanente, una propria amministrazione burocratica, dei propri funzionari. Quindi esercitando il potere, riuscendo a cominciare a realizzare una certa centralizzazione, non solo attraverso i vassalli, per delega, quindi in modo indiretto, ma anche attraverso soldati, militari, funzionari, burocrati, impiegati, esattori, quando sarà il momento delle imposte, oppure giudici, alle proprie dirette dipendenze, appunto in modo diretto, quindi affiancando a un accentramento indiretto attraverso i vassalli, che è naturalmente più debole, un accentramento diretto utilizzando un proprio esercito, una propria burocrazia. Vedremo che questo accade, no, contemporaneamente all'introduzione del sistema fiscale, all'imposizione fiscale. Va di pari passo con l'introduzione e poi l'inasprimento sempre maggiore della tassazione. È chiaro, domande? Quindi monarchie feudali, proprio perché ancora però prevalentemente la centralizzazione, quindi il potere, si basano sul rapporto di vassallaggio, sulla delega a vassalli che per lo più sono obbedienti. Ovvero rispettano, ma certo fanno sempre un po' testa loro, perché, di testa loro, scusate, perché chiaramente quando si delega comunque il potere a un altro, l'altro lo eserciterà a suo capriccio, cioè in modo, detto in linguaggio più corretto, in modo discrezionale, con un ampio margine di discrezionalità. Organizza un esercito, però poi concludo semplicemente dicendo che il Regno d'Inghilterra nascerà, abbiamo detto, da una costola del Regno di Francia. Perché? Perché nasce dall'invasione normanna da parte del duca di Normandia. Vi ricordate che i normanni erano stati sedentarizzati ed erano diventati appunto duchi, vassalli del re. Prima ancora dell'ultimo re carolingio, Carlo il Semplice, poi dei nuovi re capetingi. Ma Guglielmo, che poi fu che in realtà suo primo soprannome era il bastardo, perché sua madre era la figlia di un sarto, quindi era considerata una plebea. Suo padre era un nobile normanno, ma sua madre, certo, era il duca di Normandia. Ok, quindi da Guglielmo il bastardo diventò Guglielmo il conquistatore. Perché? Perché
nel 1066 William the Conqueror, diciamo in inglese, così che potrebbe essere, controllate perché posso, controllate su, è così, grazie, spero che tu sia un giudice. Allora, nel 1066 sconfisse nella battaglia di Hastings in Inghilterra l'altro pretendente al trono del regno d'Inghilterra, anglosassone, non normanno, ma anglosassone, Aroldo, per la cronaca, porta, e quindi si impadronì del regno d'Inghilterra, diventò il primo re di una nuova dinastia del regno d'Inghilterra. E vedrete che anche lui, appunto, vedrete documentato sul libro quello che vi diceva a proposito di un primo nucleo di burocrazia accanto ai rapporti vassallatico-feudali. Il resto ve lo vedete voi sul libro. Ma studiamo un po' le pagine. Adesso ve lo dico.